Colonia provinciale di Calderola. Stranamente vuoto il parcheggio, sono finiti i tempi in cui la gente corre al rifugio orsi. Oggi ci siamo solo noi e forse un cacciatore o qualcosa di simile. E oggi utilizziamo questo accesso, questo sentiero di accesso al canalone del Monte Gropà per innestarci sul, appunto, nel canalone, salire verso il crinale, poi da qui andremo a fare un anello attorno al Monte Panao, al Monte Cosfrone. Adesso vediamo un attimo cosa riusciamo a fare in base al tempo che ci impiegheremo, però l'idea è quella. Dai, adesso andiamo nel canalone e scegliamo la strada innanzitutto per salire verso il Gropà. Due, Numa. Eccoci arrivati nel canalone. Le piste che scendono verso Calderola, verso la Gioia. Adesso noi proseguiamo fin qua sopra in cima al canalone, poi se seguite le nostre camminate sapete già che qui c'è un bivio obbligato, destra o sinistra, a destra pista numero 2, a sinistra pista numero 3 e numero 4. Noi oggi faremo la pista numero 3, che è la più comoda per salire sulla crinale, anche se è quella che facciamo di meno, non la facciamo quasi mai. Quindi adesso qui noi svoltiamo a sinistra e ci manteniamo sulla pista 3 fino al vecchio arrivo della seggiovia ai piedi del Monte Gropà. Andiamo su di qua. Stiamo salendo sulla pista 3. Pista 3 è questa, che va di qua, non andate di qua. Questa è una pista delle bici, non segnalata. E state attenti perché se andate su di lì vi trovate qualche ciclista sul muso. Noi qui però ormai siamo arrivati anche al bivio tra la pista 3 e la pista 4, perché adesso qui sopra a sinistra si stacca il bivio della pista 4, che è quella che abbiamo fatto forse più volte, che è quella che poi ci accompagna verso Brusa Monica, passo Brusa Monica, la Fontana Moietta, ci fa intersecare col percorso del sentiero delle fontane. Noi oggi non la facciamo quella pista, vedete il bivio è questo qui, subito qua davanti. Noi non svoltiamo a sinistra qua, ma proseguiamo diritti, e proseguiamo diritti significa che, come vi dicevo, terremo la pista 3 fino al vecchio arrivo della seggiovia ai piedi del Gropà sul lato Valcurone. Dai, qui si va dritti. Pezzo finale della pista numero 3. Là in fondo, se ci guardate bene, si vedono già i seggiolini della seggiovia. Ecco quindi che noi siamo arrivati nel famoso prato che è un po', era il vecchio arrivo della seggiovia di Calderola. Guardate che adesso qui devo ragionare su dove passare perché c'è Paciugo. Adesso che ha piovuto l'altro giorno. Eccoci qua, quindi questo è il prato del vecchio arrivo della seggiovia di Calderola. Da qui c'è una bella vista sull'alta Valcurone e fino alle montagne della Valle Staffora. E qui noi adesso, se vogliamo seguirla, in fondo si vede l'antenna del Giarolo. Qui se noi volessimo seguire la pista numero 3 dovremmo svoltare a sinistra e risalire a filo di questi alberi e sbucheremmo poi ai piedi del Monte Gropà sul crinale. Invece noi oggi, siccome vogliamo andare a prendere il sentiero 215 per Volpara, che cosa facciamo? Andremo dritti, adesso passeremo sotto la seggiovia e poi, una volta passati sotto la seggiovia, ci terremo un po' alti verso sinistra per prendere una vecchia scorciatoia che abbiamo fatto tante volte in discesa e che oggi invece faremo in salita per raggiungere il crinale già verso il Monte Giarolo. Lì sotto la Valcurone si vede Monte Capraro, si vede un pezzo di Calderola, si vede Lunassi, dal passo di Pietragavina. Qui noi, ciao, e adesso si va in questa direzione, quindi
sotto la seggiovia verso sinistra, imbocchiamo un sentiero che è in parte pista da bici, quindi attenzione, e risaliamo sbucando sul crinale verso il Monte Giarola. Piccole istruzioni per andare a prendere l'imbocco della scorciatoia. Vedete, quando siamo qua sotto la seggiovia usciamo dal sentiero, qui c'è una pista delle bici e se non c'è nessuno noi la attraversiamo. Cosa che hanno fatto anche le mucche, che ormai sono libere e incontrollate. Qui troviamo un'altra pista delle bici che noi attraversiamo di nuovo, sprezzanti del pericolo. E vedete che non andiamo su per la pista delle bici, altrimenti ci arriva un ciclista addosso, ma andiamo su di qua, a destra. Faccio che ci sono delle bici che vengono giù. Visto? Abbiamo evitato le bici per un pelo, quindi fate attenzione anche voi perché rischiate di farvi male. Su di qua adesso, dai. In cima a quella rampa che avete visto prima, c'è un'altra pista da bici che attraversa, che è questa, quindi fate attenzione, ma proseguite in questa direzione, sempre su. Io adesso passo di qui perché è un po' più bello il sentiero, però vedete che il sentiero qua piega poi verso destra e va dritto in quella direzione dove vedete che finiscono gli alberi. Siamo già sul crinale, quindi poi usciremo là. Però attenzione, mi raccomando, in questo punto, perché come vi ho detto ci sono tante sovrapposizioni con le piste delle bici. Loro non si fermano perché arrivano veloci, quindi dovete fare in modo di non farvi trovare in mezzo ai piedi voi. Guardate, qui stiamo camminando proprio sulla pista delle bici, quindi state da una parte in modo che se trovate qualcuno che viene giù non vi fate male voi, perché si fanno male anche loro, ma ve ne fate soprattutto voi, secondo me. Istruzioni di serena convivenza sulle piste da bici. Piccola indicazione, qui vedete che quella è la pista delle bici, ma la traccia del sentiero è qua, c'è anche un segnavia bianco-rosso, quindi ragazzi, da qua si va avanti e si esce sul crinale esattamente là in fondo, di nuovo dopo una sovrapposizione con un'altra pista delle bici. Guardate, una bici in arrivo. Eccoci! Attenzione, perché qua siamo su una pista da bici, però siamo anche fuori dal nostro sentiero, orecchie sempre ben aperte, ma là ci sono le antenne del Giarola. Avete capito dove siamo arrivati, quindi? Con questa deviazione ci siamo tagliati fuori praticamente tutta la salita al Gropà. Ma in fondo c'è il Monte Giarola, adesso noi camminiamo per un pezzo verso il Giarola e andiamo a prendere il sentiero 215 che scende circa a metà di questa costa verso Volpara. Dai! Allora ragazzi, siamo arrivati al famoso bivio tra i sentieri 200 e 215. Noi abbiamo fatto qualche centinaio di metri sul sentiero 200 e adesso invece prendiamo il 215, salutiamo Giarola, ciao, e noi andiamo giù di qua verso Volpara. Il bivio di Vignazza, Case Vignassa, qui se ne è dato 1 ora e 15, quindi non so, ci metteremo 1 ora e 15 a andare giù, mi sembra tanto, comunque poco male, vediamo, dai, andiamo giù di qua e adesso, come vi dicevo, andiamo verso Volpara. Là sopra il Gropà e noi scendiamo adesso qui sotto, poi troveremo la stalla di Volpara con la fontana, ma noi andremo ancora giù. Questo sentiero, se vi ricordate, l'abbiamo già fatto l'anno scorso quando abbiamo fatto l'anello del Giarola da Volpara, l'abbiamo percorso in senso opposto
ve l'abbiamo già fatto vedere. Stalla di Volpara, scendendo siamo già arrivati alla stalla di Volpara, la fontana che mi sembra si chiami Fontana Versone o qualcosa del genere. I vetri della stalla di Volpara sono spariti, la fontana non ha acqua, insomma tutto bene, dai, tutto sotto controllo. Poca acqua, poca acqua. Là sopra il Giarolo. E noi andiamo giù. Giù verso Volpara. La Val Borbera. Si vede Figino, si vede Albera, si vede Santa Maria. Si vede Rocchetta Ligure, vabbè, Costone della Ripa. E chi più ne ha più ne metta. Eccolo il bivio per Volpara. Bivio non segnalato per Volpara, Volpara Centro. Ma il sentiero 215 va giù di qua, va su di qua, anzi, perché adesso riprende a salire, ma tra poco scenderà ancora, eh? Eccoci qua, vedete, siamo proprio sotto a Passo Brusamonica. Passo Brusamonica è là in alto, il punto più basso di quel crinale che vedete, quella piccola insellatura, mentre invece qui sopra i ruderi del convento Castello di Brusamonica, che adesso qui chiaramente non si vedono, ma il punto più o meno era questo, e quindi qua sopra anche quello che doveva essere il villaggio ai tempi di Brusamonica. Dai! Eccoci in arrivo al famoso bivio. Il bivio più importante di giornata, il bivio più importante di giornata è questo. Allora, qui vedete la fontana, che deve essere Fontana del Legure o Fontana del Lagura, non lo so, non mi ricordo. Qui, se noi svoltiamo a destra, andiamo giù verso le Vignasse, Case Vignasse, sul sentiero 215. Noi invece abbiamo detto che dobbiamo andare sul Monte Roncasso, quindi sul Monte Roncasso, Monte Cosfrone, che sono quei due monti là dietro, per cui adesso gireremo qua a sinistra, dove sta andando Ilaria in questa stradina, e imbocchiamo questa strada che a mezza costa ci dovrebbe portare là in cima, in modo poi da riportarci sul crinale verso la Valcurone, ok? Dai ragazzi, incamminiamoci, qui siamo sotto a crinale di Brusamonica, vedete? Duma! Qui sopra di noi il crinale di Brusamonica. La Santa Maria e Rocchetta Ligure. Là, con le Trappola, Monte Roncasso, Monte Cosfrone, dritto là davanti a noi, e qui sopra, il Monte Panà. Andiamo. Ilaria ha assunto la guida del gruppo. Vedete che bella strada, non segnalata, però è un'ottima strada questa. Poi peggiorerà più avanti probabilmente quando entrerà nel bosco, ma mi dà l'idea di una strada utilizzata, abbastanza di frequente. Il sentiero si è improvvisamente infrascato. Segnale che difficilmente la strada tornerà bella e ampia come quella di prima, e invece che facilmente troveremo dei paciughi come questo.
Vai. Siamo alle pendici del Panà a mezza costa. Lato Val Borbera. E abbiamo percorso intorno ai 5 km dalla partenza. Abbiamo superato un rio molto buio e sassoso e siamo tornati però qui dove c'è ancora un po' di sole, non siamo ancora proprio nel bosco. Siamo soltanto in una strada dove c'è una vegetazione molto folta e infestangi. Altro rio. Mentre il rio di prima era asciutto, questo non è asciutto. Qui siamo tutti, stiamo attraversando tutti quei piccoli corsi d'acqua che danno origine al torrente Albirola, che scende nella valletta di Volpara e Figino fino ad Albera Ligure, dove poi si immette nel Borbera. E qui si comincia ad andare un po' su adesso, eh? La strada tutto sommato buona, pur non essendo segnalata e pur essendo un po' sporca, però andiamo bene, dai. Ci sono le foglie scrocchiarelle. Bello, bosco ordinato, con tutte le cose al suo posto. Improvvisamente un cancello davanti a noi. Non ricordo se questo cancello c'era già 20 anni fa quando abbiamo fatto questa strada, ma poco male, non è un'informazione importante. In questo bosco così ordinato sembra davvero che ci sia qualcuno che è passato con l'aspirapolvere a sistemare le foglie. Bestiamo al pascolo, si prega di chiudere sempre il cancello anche se lo trovate aperto. Va bene, direi. Dai, adesso noi passiamo questo cancello e poi via verso nuove avventure. Volete, ci sono dei magnum qua, eh? Non c'è il prezzo, no, c'è anche il prezzo, 1,70 euro, magnum double, pubblicità occulta. Qui la strada va su, ragazzi, e adesso poco più avanti dovremmo incontrare un bivio. Non so se sarà un bivio molto evidente o meno, ma ci dovrebbe essere il bivio, perché se noi teniamo la strada più grossa che va verso destra, andiamo verso Colle Trappola, quindi quel colle che c'è sopra Pobbio, mentre invece se noi andiamo dritti o comunque teniamo la sinistra, dovremmo andare verso il Monte Roncasso. Adesso vediamo se troveremo il bivio e in che condizioni sono le strade soprattutto. Dai, Duma! Dopo il cancello un tornantello ripido ed eccoci al bivio, perché la nostra applicazione qua ci riporta un'indicazione che dice: attenti, se voi andate a destra, quindi per questa strada qua, andate a Colle Trappola; se andate dritti, quindi sembra qua in mezzo, andate dritti sul Roncasso. Cosa facciamo? Andiamo dritti sul Roncasso? Ci proviamo. Quindi noi adesso qui andiamo dritti. Vamos! Fabrice! Vedete che di là c'è la strada più bella, pianeggiante, eh? Duma!
Risalendo, ragazzi, trovate subito un bivio. E anche se il buon senso vi dirà di andare in questa direzione perché c'è la strada più grossa, la nostra applicazione, che molto spesso è contraria al buon senso, ci dice di andare invece di qua. E allora noi, per non scontentare la nostra applicazione, andiamo a destra. Andiamo a destra e facciamo questa pista che non è ripida, qualcosa di più. Ma andremo a finire molto probabilmente, o almeno così ci ha detto l'applicazione, che poi se non ha ragione io veramente la cambio e la regalo al miglior offerente, andremo andare a finire alla Fontana della Gura, che è la fontana compresa nel sentiero delle 12 fontane che si trova alle pendici del Monte Roncasso. Quindi io non l'ho mai vista perché non sono mai riuscito a trovarla, per cui questa volta sono anche un po' curioso. Andiamo? Dai, dritta, Madonna, sei dritta. Acqua! Allora, ragazzi, facendo quella ripida salita, quel ripido canalone, vedete che siamo finiti qui e adesso o andiamo su per il rio, cosa che non credo sia corretta, o sembra intravedersi una traccia qui in mezzo alle piante. Allora noi cosa facciamo? Andiamo a prenderla. Andiamo a prendere questa traccia in mezzo alle piante. Vediamo dove è meglio passare. Qui c'è un po' d'acqua. C'è un po' d'acqua e ci sono tantissime cacche nascoste sotto. Quindi... termine tecnico buasse. Quindi prendete la merda, ma vi lavate anche i piedi, e questa è la cosa bella. Controlliamo se siamo sulla strada giusta. Attenzione, no, mi dice che non siamo sulla strada giusta il nostro sentiero. Mi dice che dobbiamo continuare a salire di qui e farci del male. Andiamo su di qua, ragazzi, niente, come non detto. Seguite le nostre mirabolanti avventure. Questa forse era una strada, poi è diventata un rio, boh, non si capisce mica. Comunque, noi andiamo su di qua, sì, siamo ancora giusti, dai. Dove siamo? Cosa stiamo cercando? Il Roncasso. Stiamo cercando il Roncasso, comunque su di là dal rio non si può andare perché c'è un dislivello disumano e a un certo punto non si sta più in piedi e si torna indietro stando fermi. Allora, abbiamo preso uno dei sentierini fatti dagli animali che risalgono il versante, diciamo, sul fianco. Il rio rimane praticamente qui sotto. Noi stiamo andando su qua e adesso vediamo se riusciamo a rimetterci sul sentiero, eh? Dai, qui sembra esserci una strada piuttosto anche evidente. Ah, che fatica, la vecchiaia. E adesso eccoci qua. Madre di Dios, perdonami, pormi vida loca. Comunque questo pezzo dell'escursione è un pezzo vietato ai minori di 18 anni. E alle Madonne che ti vengono da tirare. Eccolo qua. Noi avremmo dovuto arrivare da qui, da questo rio. Adesso ci risistemiamo, ci pettiniamo, ci cambiamo la canottiera e poi siamo pronti a ripartire. Mamma mia, che fatica! Dai! Abbiamo percorso 6 km e 750 metri. In questo momento stiamo procedendo totalmente a caso all'interno del bosco, ma con un minimo di orientamento che ci dice che dovremmo andare più o meno in questa direzione in cui stiamo andando. Anche perché la traccia che si vedeva nel programmino nel bosco non si distingue, e allora cerchiamo di farcela noi una traccia andando più o meno in quella direzione. Siamo più o meno sotto la Fontana della Gura e quindi dai, potrebbe essere lì sopra. Infatti
cerchiamo di vedere questa fontana e poi dovremmo essere finalmente nei pressi del crinale del Monte Cosfrone. Qui c'è un ragno, mi abbasso se non lo mangio. Duma! Amici, e con un po' di commozione che vi diciamo che ce l'abbiamo fatta. Passo qui perché non ho voglia di abbassarmi. E seguendo tracce totalmente a caso nel bosco, siamo arrivati alla fontana d'Agura o delle Gure, ma lì c'è un cartello che ce lo chiarirà. Fontana Gura. Dovete sapere che la fontana Gura, mentre 1422, è una delle fontane del sentiero delle 12 fontane di Piuzzo. Io l'ho già fatto un paio di volte e non ho mai trovato la fontana d'Agura, perché bisognava seguire delle segnalazioni che non si trovavano, non si vedevano. Ecco, fontana d'Agura è qua, 1422, ragazzi, a sinistra 45 minuti e andiamo al Monte Cosfrone, e noi andremo in quella direzione. Anzi, penso anche che potremmo mangiare qui quasi quasi oggi, cosa dici? Mangiamo qualcosa qui, io, te e le vacche. Ragazzi, noi abbiamo mangiato qui un po' al sole, quello lì che vedete è il Monte Panà, e adesso ci è venuta una malsana idea, cioè ci siamo detti, ma senti una cosa, ma senza andare sul Roncasso, che è questo qui qua sopra, senza andare sul Cosfrone, che è quello lì di sopra, se noi adesso prendessimo una di quelle mille tracce degli animali al pascolo che tagliano mezza costa e arriva più o meno dove c'è il cancello tra il Panà e il Cosfrone, cioè lì, più o meno in quel punto, riusciamo comunque a concludere un anello, perché adesso poi arrivando a quella sella tra il Cosfrone e il Panà, potremo poi riprendere quella traccia che vedete che taglia il Panà sul lato Valborbera, tornare verso Brusamonica e concludere poi l'anello tornando di nuovo giù dalle piste. Quindi adesso faremo proprio così. Quindi qui sotto di noi, dove c'è questa pianta, c'è una traccia che prosegue, e proviamo a prenderla e vediamo, se non scende di quota dovrebbe poi tagliare a mezza costa il Cosfrone e portarci dove vogliamo andare noi, te capì? Quindi anello del tutto estemporaneo oggi. Qui sopra si stanno avvicinando le mucche perché c'è la fontana qua sotto, quindi verranno a bere, però aspettano che ci leviamo giustamente, e quindi dai, Duma! Guardate, vi faccio vedere. Questo è il sentiero che avremmo dovuto fare noi quando siamo saliti, ma che non abbiamo trovato. Poco male, siamo arrivati dritti alla fontana. Il sentiero che noi prendiamo adesso invece è questo qua. Tipico sentierino da bestie. Lo sporco all'inizio, però va su. Dai, con questa traccia qui andiamo verso il Panà, o meglio la sella tra i monti Panà e Cosfrone. Questo è il Roncasso, ve lo faccio vedere un'ultima volta, salutatelo, ciao, Duma, Duma! Avete visto? Abbiamo intercettato la strada, quella che interessava proprio a noi, cioè quella che taglia un po' a mezza costa il Cosfrone, che è quello lì, e quindi adesso su questa bella strada pianeggiante, ho pestato una merda, ragazzi, mentre parlavo con voi ho pestato una merda. Questa è una cosa che mi fa imbestialire perché non guardo dove metto i piedi. Comunque, io, Ilaria e la mia merda che ho pestato, andiamo verso il Panà su questo sentierino pianeggiante, e in modo da avvicinarci alla chiusura di un percorso ad anello. Dai, Duma. Cosfrone là sopra. Questi giri ti piacciono? Mi piacciono. Certo che ti piacciono. Nuovi nelle nostre montagne. Che non ho mai fatto. Ma sai che solo seguendo un passo dalla vetta puoi imparare cose nuove, giri nuovi, e non perderti anche se vai fuori sentiero? Perché guido io. Ma
Questo è il rispetto che hanno nei miei confronti. Le nuove leve. Le nuove leve. Avevo un cazzo. Avevo un cazzo. Andiamo. Qui ragazzi state alti, eh. Arrivate a un certo punto dove trovate anche una traccia che va verso il basso, ma voi dovete stare alti perché noi non dobbiamo scendere adesso. Dobbiamo salire. Siccome eravamo di nuovo troppo bassi con quella strada che puntava verso giù, per evitare brutte sorprese, visto che non sappiamo dove va a finire, siamo risaliti totalmente a caso nel bosco, dritto per dritto, in direzione del crinale. Vedete qui sopra c'è questa bella pianta con le foglie gialle, dove dovremmo trovare invece il sentiero più alto che ci porta verso la sella dal Cosferone del Panà, perché adesso obiettivamente eravamo davvero troppo bassi. Tra poco usciamo e vi diremo se abbiamo fatto la strada giusta o no. Ok? Adesso sì che siamo sul sentiero. Eravamo troppo bassi, infatti vedete, noi siamo arrivati da qui dove c'è Ilaria. Il sentiero era questo, che sta più alto. Poi probabilmente la strada più bassa che abbiamo incontrato noi prima magari finiva da qualche parte e ci permetteva di ritornare qua dentro, però a me sembrava che andasse un po' troppo giù. Quindi stiamo ai primi danni e voi, se ripercorrete questa escursione, fate questo sentiero, quindi dalla Fontana da Gura andate su, andate verso il Roncasso e poi prendete a sinistra la strada più alta, non quella più bassa che abbiamo fatto noi. Dai, il Panà in fondo. Dua! Eccoci! Siamo usciti e adesso vi faccio vedere qua, c'è il Panà qua davanti a noi, il Giarolo. Dai, andiamo avanti con il nostro sentierino che abbiamo corretto in corsa perché qua pensavamo di essere troppo bassi. Ah, salute! Ragazzi, arriva! Mi fate sudare! Eccolo lì il Monte Roncasso, eccolo qui il Monte Cosfrone e il Panà davanti e poi il Giarolo, dai. Duma! Volpara! Eccoci, allora lì davanti c'è il cancello che supereremo, poi a questo punto penso che noi scenderemo verso il Panà e poi quando inizia a salire il crinale verso proprio la cima del Monte Panà ci terremo sulla sinistra per fare il sentierino, quello diciamo laterale, che taglia il Panà sul lato Val Borbera, che forse non vi ho mai fatto vedere. Dai ragazzi, siamo a buon punto, 8 km e 300 metri. Allora, come vi avevamo detto, una volta che voi arrivate qui, non andate a destra, perché qui c'è il sentiero per il Rifugio Orsi, non andate dritti, perché dritti andate sul Monte Panà, andate invece a sinistra, tagliate qua verso sinistra, in corrispondenza di quei due arbusti, di quelle due piante che ci sono qua dietro, perché è qui che si imbocca il sentiero che taglia lateralmente il Monte Panà sul lato Val Borbera. Scusate, devo parlare così perché altrimenti qui non ci sentiamo. Ok? Eccolo qua,
vedete che l'abbiamo già imboccato, c'è già l'erba schiacciata e quindi siamo già sulla traccia. Seguendo questa traccia tagliamo sul fianco il Monte Panà, arriveremo ai piedi del Monte Panà e dopodiché andremo verso Brusa Monica, andremo a concludere il nostro anello tornando a Calderola per le piste, dai! Siamo venuti su qua sotto, dentro questo bosco, siamo sbucati là, ai piedi della dorsale tra Cosfrone e Roncassa. Cosfrone, dai. Dai, adesso lì entriamo nel bosco e scendiamo nel bosco fino ad incontrare il sentiero 200 ai piedi del Panà, sul lato di Brusa Monica. Oh sì sì, questo è un sentierino comodo comodo per evitare la rognosa discesa del Panà. Infatti chi non lo conosceva adesso lo conosce, è molto valido. Guardate, guardate, che bello questo sentiero, eh? Siamo quasi alla fine. Qui, a sinistra, sono ricomparse le montagne della Val Borbera. E noi adesso in mezzo a questa erba alta, infatti è un sentiero che è un po' sconsigliato d'estate, perché qui sono tutte ortiche. Però, guardate, noi adesso qui siamo praticamente arrivati, in men che non si dica, alla recinzione di crinale che separa dal sentiero 200 che conduce al Panà. Eccolo qua. Guardate. Giarole lì. E guarda, c'è anche il passaggio nella recinzione per uscire. Perfetto, perfetto. Adesso vi faccio vedere, mi devo abbassare perché è un passaggio nella recinzione per gente piccola. Eccoci qua, questo è il sentiero 200, quello è il Monte Panà e noi andiamo di qua verso Passo Brusa Monica per poi ridiscendere verso Calderola. Ciao ragazzi. Eccoci ragazzi a Passo Brusa Monica e noi giunti a Passo Brusa Monica salutiamo la Val Borbera perché adesso non la vediamo più e svoltiamo a destra e scendiamo sulle piste verso Calderola, pista numero 4, una pista che avete già visto molte volte. Qui adesso noi svoltiamo a destra, poi svoltiamo leggermente a sinistra e ancora a destra e scendiamo sulle piste verso Calderola, dai! 02, sentiero delle fontane, per chi non lo sapesse, visto che non ne parlo mai. Pista 4,
ve la ricordate? La pista 4 è quella che si caratterizza perché per avere quel saltone lì delle bici e una pista delle bici che appunto la taglia a metà. Quindi quella che percorriamo un po' più spesso, perché quando dobbiamo arrivare nei dintorni di Brusa Monica è quella più comoda. Adesso noi vedete che scendiamo qui, attraversiamo la pista delle bici e passiamo sulla destra di quell'albero e poi ci troveremo un bivio dove noi staremo bassi sulla sinistra, e continueremo a scendere. Vi orientate? Siamo arrivati dalla pista 4, quella lì che incrociamo lì davanti è la pista 3, che è quella che abbiamo fatto stamattina per andare su. Noi adesso scendiamo, quindi andiamo diritti o andiamo a destra, ma scendiamo in ogni caso. Andate dove volete, intanto le due strade vanno nello stesso punto. Noi scendiamo e arriveremo nel canalone e poi prenderemo a destra la diramazione per la colonia provinciale. Dai, siamo ormai in chiusura dell'anello. Là in fondo, montagne della Valle Staffora, passo di Pietragavina, c'è una foschia maledetta. Noi siamo quasi arrivati alla fine della nostra camminata e alla colonia vi daremo poi i dati finali di tutto il percorso di oggi. Eccoci nel canalone. Adesso ragazzi, noi prendiamo lì la strada di destra, la seconda strada di destra che vedete, che è quella che ci porta alla colonia provinciale, dove abbiamo le parcheggiato una macchina e dove vi daremo i dati del percorso. Dai! Allora, siamo arrivati alla colonia provinciale, come vedete abbiamo chiuso il nostro anello, il nostro percorso d'anello, e adesso ci cambiamo per andare verso casa. In totale oggi abbiamo camminato per 11 km e mezzo con il nostro anello, che ci ha portato a fare questo giro intorno ai monti Gropa, Panà, Roncasso e Cosfrone, dislivello 879 metri, abbiamo impiegato 5 ore e mezza a fare tutto il giro, ma ci siamo fermati a mangiare, a bere, abbiamo fatto fuori pista, abbiamo perso il sentiero due volte, abbiamo fatto delle cose che nessuno con un po' di senso dovrebbe fare. Comunque, dai, ci vediamo alla prossima camminata. Ciao a tutti. Ciao.